Sono Leonardo Cenci, ho 45 anni, sono un condannato a morte. A 40 anni, ecco, mi è venuta a bussare una malattia feroce che si chiama cancro, una chiamata alle armi, come la chiamo io, durissima. Fin da subito l'ho accettato. Ho pensato bene che se Dio mi ha dato questa croce, voleva dire che dovevo comunque sopportarla, portare con dignità ed affrontarla, e questo ho fatto. Grazie alla fede, grazie alla mia tenacia e voglia di farcela, sono stato in grado di superare lo scoglio della paura e dello sconforto, della rabbia. Ho avuto anche la capacità di sapermi riprogrammare immediatamente, vedere dal proprio limite, cercare di vedere dal proprio limite un orizzonte, è quello che sicuramente può aiutare ad affrontare una brutta battaglia con la giusta dose di coraggio e di pace con se stesso. Non mi sono mai voltato a vedere Leonardo che era sano, in salute, ma ho visto il malato di cancro guardando sempre avanti. E se uno ci crede davvero, quasi niente è impossibile. Ritengo che la maratona sia veramente una metafora della vita. C'è la fase da bambino, preadolescenziale, poi la maturità, poi arriva il 37esimo chilometro e lì diciamo che quando non hai più un muscolo che non ti fa male, non hai più l'energia per portare una gamba davanti all'altra, e lì devi fare una forzatura e subentra un ruolo determinante della propria mente. Con lo sport hai conoscenza di te stesso, conosci i propri limiti, sai fin dove puoi riuscire a spingerti, ti aiuta a resistere ed affrontare il problema, qualunque esso sia, con un approccio differente. Sono una persona che ha una data di scadenza e vedo la mia clessidra della vita con un collo molto più largo rispetto a una persona che è in salute. Però piuttosto che concentrarmi sui singoli granellini che scorrono giù come un fiume in piena, cerco di assaporare granellino per granellino. Grazie a questa mia capacità di avere comunque sia voglia di vivere con il sorriso e con la positività nonostante tutto, mi fa rendere una persona serena. Dopo 2 giorni di terapia intensiva, vedendo gli occhi di mamma e papà del terrore sopra di me, io per farli stare tranquilli, io ho sussurrato un avanti tutta. Siamo stati capaci di donare all'azienda ospedaliera, comprese le borse di studio per la ricerca, più di 400.000 euro. Abbiamo realizzato i letti di ultima generazione, le poltrone per chi assiste i malati di memory foam comodissime, i televisori a 50 pollici per cercare di alleviare il loro senso di fatica. Paradossalmente adesso
devo dire anche grazie a Dio per avermi dato questa croce da portare, perché mi sembra di aver davvero capito il senso della vita, che è quello che si vive una volta sola e si vive con l'amore nel cuore. Jesus Christ, my clarity.